Burrascoso consiglio comunale a Condofuri, animi e toni piuttosto accesi fin dalle prime battute. Inutili le raccomandazioni del presidente dell'Assise Antonio Gurnari, che all'apertura dei lavori aveva chiesto toni più pacati. Un consesso civico animato che apre a suon di tromba, tamburi e scorno, ripercorrendo passo passo la vicenda del litigio tra Tommaso Iaria e Bruno Maisano, vittima di un episodio di violenza che gli ha provocato una frattura scomposta al braccio e lo ha costretto addirittura a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Contro questo episodio e ferma condanna della maggioranza. Nella prima parte dell'incontro round a Condofuri la question time è senza risoluzioni e si chiede le dimissioni di Iaria. E colpo di scena di Rocco Ormidio, capogruppo delegal sociale, urbanistica e legalità, addita Iaria, dice di aver visto la scena dalla finestra, confermando l'aggressione riferito alle forze dell'ordine. E lo stesso Bruno Maisano, sebbene ancora convalescente, interviene sull'episodio ringraziando per la solidarietà giunta da più parti e incoraggiato ad andare avanti dall'elettorato, precisando la sua posizione neutrale nei confronti sia di maggioranza che di minoranza, al di là della deprecabile vicenda che lo ha visto protagonista. La minoranza nella persona dei consiglieri Tommaso Iaria e Antonio Vadalà non si fa certo intimidire e il diretto interessato Iaria replica che rimarrà al suo posto e accusa la maggioranza di voler speculare sul caso, sottolineando che sono due le parti in causa. Dopo aver approvato le sedute precedenti come da programma, si passa snocciolare i punti più salienti all'ordine del giorno ed anche lì non mancano i colpi sotto la cintura. La maggioranza respinge la mozione del consigliere Iaria su antenna di telefonia mobile e tutela della salute dei cittadini ed è subito caos in aula, presenti cittadini e il comitato civico sempre presenti per la scuola che tanto si sono battuti perché fosse rimossa, i quali insorgono rabbiosi contro il sindaco Mafrici perché visti censurati sul caso. Pronta la risposta del sindaco che spiega che l'amministrazione è attenta alla problematica e sta lavorando in tal senso e a breve ci sarà un consiglio comunale aperto. La minoranza nel corso dell'incontro non manca di rimarcare il suo disappunto sul dire e sul fare della maggioranza su tutta la linea, arrivando a dichiarare che il fallimento di chi gestisce le sorti del paese è sotto gli occhi di tutti. In sintesi, su 6 punti, 2 mozioni della minoranza respinti e 4 approvati. Anche la mozione del consigliere Iaria sul caso della scuola Bachelet subisce la stessa sorte e non viene approvata. Mafrici spiega che il motivo è dovuto all'attesa della relazione del pubblico ministero e c'è una commissione che si occuperà della questione e verranno nominati a breve dei tecnici o per adeguamento o progetto della scuola ex novo. Approvati infine la variazione di bilancio di previsione finanziario 2016-2018, la gestione integrata degli RSU e spiazzamento integrazione linee guida per la redazione del capitolato speciale d'appalto e recesso del comune di Martone della convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di segreteria tra i comuni di Martone e San Giovanni di Gerace.